L'intelligenza artificiale è con noi, lo sarà sempre di più e certamente è un grande contributore per tutto il mondo della cyber security. Se poi nel mondo della cyber security si includono anche quelli che ci attaccano, è un contributore anche per loro e quindi facilita certamente operazioni complesse come l'ispezione del codice, ad esempio, ma anche la scrittura del codice stessa, e dall'altra darà una grande mano a chi ci vuole attaccare. Quindi su questo è un fenomeno che è destinato ad aumentare come proporzioni. A noi aziende chiaramente il grande compito di stare dietro a tutto ciò. Come si deve fare per eventualmente prevenire attacchi? Investire molto sulla prevenzione. Grandi colossi ce lo hanno insegnato in passato, noi dobbiamo dare seguito, e team, in particolare Telsi, sta investendo tantissimo in ambiti come la Cyber Threat Intelligence, e quindi è quel tipo di pratica che nel momento in cui un'azienda offre di alta qualità sarà sempre comprata, perché tutti hanno bisogno di informazioni, di intelligence sulla cyber in termini preventivi, indipendentemente da tutto il resto e da tutte le strategie di reazione. E poi noi assistiamo ad una forte convergenza tra tutto ciò che era sicurezza delle comunicazioni e oggi sicurezza delle informazioni, quindi la crittografia che converge sempre di più con la cyber security. Perché? Perché il livello di minacce dalla superficie va sempre di più nel profondo dei sistemi operativi, e quindi temi come la firmware security, la sicurezza dell'hardware e quant'altro richiedono risposte tecnologiche di questo tipo, e noi ci siamo. La situazione che è evidenziata nel Microsoft Digital Defense Report, che noi presentiamo ogni 6 mesi al pubblico, ha rappresentato una fotografia che è sicuramente allarmante, peggiorativa vogliamo dire. Adesso vedremo il nuovo rapporto che uscirà a aprile, però un numero esponenziale di attacchi commissionati da parte dei governi attraverso forme diverse, forme di, ovviamente, di quelli che vengono chiamati cyber mercenari, quindi non direttamente, ma finanziati ovviamente da parte degli stati, un numero crescente che riguarda una geopolitica che conosciamo comunque benissimo. Gli stati che io ho nominato sono gli stati che sono ben noti al largo pubblico, quindi. Però sono le modalità di attacco che sono modificate, quella è la sofisticazione, è l'utilizzo ovviamente di intelligenza artificiale per quanto riguarda le campagne di disinformazione. Questo sì che ha preoccupato e preoccupa tutti noi, e ovviamente Microsoft in primis, ma insieme anche a altre grandi aziende del settore, perché gestiscono ovviamente gran parte di queste infrastrutture tecnologiche, hanno in modo molto chiaro sollevato queste preoccupazioni, chiedendo una collaborazione pubblico-privata aumentata. Quindi non ci possiamo più permettere quello che abbiamo fatto fino ad oggi, dobbiamo arrivare a un livello superiore di collaborazione vera e di per mettere in atto delle politiche concrete per ostacolare sia la disinformazione, che è un danno incredibile, un obiettivo primario, che è quello di non soltanto ostacolarlo, ma chiedere alla stessa tecnologia, in questa l'AI è di aiuto, di difenderci e probabilmente di rimuovere gran parte di questa la spazzatura, però quello è. L'IA sta democratizzando anche i gruppi criminali, e quindi sono più rapidi, più veloci nel creare contenuti che possono essere chiaramente confusi dall'utente medio, e poi riescono anche ad avere più competenze, soprattutto in quello che è il grande mondo cloud, e quindi capire come sfruttare le vulnerabilità del mondo cloud tramite intelligenza artificiale per coprire un grande numero di bersagli. Per noi che rispondiamo, l'intelligenza artificiale ci aiuta a processare un grande numero di big data in maniera molto rapida e veloce, e ci aiuta anche a prendere delle decisioni che siano rapide. E parliamo adesso di attaccanti che in 60 minuti riescono a effettuare un movimento laterale, quindi a colpirci, e quindi noi dobbiamo rispondere in un'ora, e quindi dobbiamo essere pronti a rispondere a questi attacchi. Evidenze pratiche che abbiamo visto su alcuni clienti: vediamo che durante l'attacco lo stesso attaccante consulta siti, per esempio, di intelligenza artificiale per prendere proprio delle capabilities e creare degli script, creare degli strumenti che gli permettano di essere più efficace. Quindi sicuramente l'attaccante lo sta utilizzando e lo sta sfruttando. C'è da dire che però quello che non possiamo dire con certezza è la quantità di attacchi, ma sicuramente nell'ultimo anno c'è stato un boom e ci aspettiamo che cresca sempre in modalità maggiore esponenziale.